che comprendo il loro entusiasmo e la loro eccitazione. Tentarono in passato di privatizzare il più grande acquedotto d'Europa, cioè l'acquedotto pugliese, poi l'avvento di altre forze politiche alla gestione della cosa pubblica in Regione Puglia, come dire, mise un freno a questo tentativo. Caro Palese, è vero che negli anni scorsi ci fu lo slogan che l'acquedotto pugliese dava più da mangiare che non da bere, ma questo è lo slogan che correva quando governava la Democrazia Cristiana, di cui tanti di voi sono epigoni e rappresentanti. Ora, nonostante la battuta polemica che allora correva, rimane il fatto che la Puglia ha il più grande acquedotto d'Europa gestito pubblicamente e che assicura l'acqua a tutti i cittadini, a differenza di altre regioni dove l'acqua manca, arriva a giorni alterni, se non a quindicina alterna. Onorevole Lauricella. Grazie Presidente. Ieri avevo apprezzato molto l'intervento del mio collega, dell'onorevole Massa, e mi aveva anche convinto della bontà in qualche misura di questa impostazione che stiamo dando. E credo pure che ci eravamo già spinti al massimo con la formulazione in via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore, eccetera, eccetera. Quella che oggi si propone, a mio avviso, è una totale inversione del sistema dell'affidamento, perché quando si dice l'affidamento può avvenire anche in via diretta, vuol dire che la parte pubblica, quindi l'affidamento pubblico, diventa un'alternativa possibile, non più in via prioritaria. Quindi, Presidente, io prego qui di prendere un po' coscienza di quello che stiamo facendo, magari di rivedere, di fermarci un attimo su questo emendamento, perché altrimenti io voterò contro questo emendamento. Grazie. La ringrazio. Onorevole, ma onorevole Palese, su che cosa? Scusi. Lei è già intervenuto su questo emendamento, quindi non posso darle la parola per due volte. Può parlare dopo. Onorevole Mazziotti, prego. La discussione si è protratta, ma è sempre lo stesso. Prego. Sì, grazie Presidente. Il dibattito che si è appena svolto omette un paio di cose abbastanza rilevanti. Ho sentito dire dai colleghi del Movimento 5 Stelle che bisogna evitare, e anche da quelli di Sinistra Italiana, che bisogna evitare il ricorso ai privati, perché i privati rappresentano le lobby, perché così condizionano la politica. Ora, bisogna mettersi d'accordo, perché quello che si sta dicendo è che funziona male l'affidamento ai privati, perché chi gli affida il servizio è un servo delle lobby. Meglio far gestire quindi il servizio al servo delle lobby.